invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere d'aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Cessa da noi, o Padre amantissimo, con questa peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo, in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, acciocché a tuo esempio e mercé il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. San Giuseppe, ne approfitto per fare già da ora gli auguri a quanti portano il nome di Giuseppe, sia al maschile che al femminile. Gli auguri anche ai papà, con un pensiero particolare a tutti quei papà che non ci sono più, che sono già in cielo, per i quali diciamo un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro il Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ora, mentre San Giuseppe torna in chiesa, noi ci fermiamo per la benedizione del nuovo defibrillatore della nostra comunità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi e l'opera delle nostre mani, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità, per Cristo nostro Signore. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene, in Cristo Signore nostro. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Don Tiziano del tuo contributo infinito e grazie anche della musica. Quindi un saluto mio, un breve ma doveroso, innanzitutto a tutti quanti voi che siete intervenuti questa mattina qui per questa iniziativa così importante. Che dire, a Palmariggi il mondo dell'associazionismo e del volontariato da sempre ha rappresentato qualcosa di importante, forse nel rapporto numero di associazioni e numero di abitanti siamo primissimi nelle classifiche. L'associazione Panini delle Site si è distinta altre volte per quel taglio sociale che probabilmente ha anche negli obiettivi dello statuto, e questa è un'iniziativa lodevole, un'iniziativa importante che ha voluto con forza portare avanti da tempo. Quindi il mio è un saluto e un ringraziamento innanzitutto alla presenza del dottore Scardia, il quale dopo ci farà dono delle sue competenze tecniche. Un ringraziamento quindi all'Associazione Panini delle Site, dicevo, che ha voluto fortemente questo obiettivo che adesso si è concretizzato e raggiunto. Un ringraziamento va anche alla Protezione Civile, che ha messo a disposizione il secondo, quindi defibrillatore, la seconda apparecchiatura che sarà collocata su via Zara. Un saluto e un ringraziamento a tutti quanti coloro che hanno collaborato e hanno
contribuito alla buona riuscita. E quindi grazie in particolare va a Giuseppe Melcore, che un ringraziamento questo a nome mio personale, ma anche di tutti coloro i quali hanno partecipato al corso di formazione, perché per utilizzare l'apparecchiatura defibrillatore c'è bisogno di essere abilitati, c'è bisogno di conseguire un attestato. Il corso è stato istituito sotto la cura di Giuseppe Melcore, lui ne ha fatto il direttore e devo dire che personalmente mi erano già note le sue qualità dal punto di vista dell'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, ma non mi erano note le qualità di insegnante, di professore, di docente. Lui è stato il nostro insegnante in questo corso, devo dire in maniera molto efficace per i risultati che abbiamo raggiunto. È riuscito a tenere una platea che non erano di addetti ai lavori, e quindi con entusiasmo, con curiosità e quindi in maniera molto efficace. Grazie Giuseppe. Niente, poi che dire? Un grazie va a tutti coloro i quali hanno conseguito questo attestato, tutti coloro i quali che hanno avuto l'abilitazione all'uso, che speriamo non serva mai, ma è un requisito indispensabile. Quindi tutte le associazioni che hanno messo a disposizione dei loro soci, dei loro volontari per essere formati, e anche qui alcuni dipendenti comunali per il posto che ricoprono logisticamente sul posto di lavoro nella nostra piazza hanno contribuito e sono stati anche loro dei corsisti, hanno conseguito l'attestato, quindi grazie a Carmelo Lezzi ed Antonio Fiore. Loro sono sempre qui in piazza, quindi meglio di loro nessuno potrebbe essere a disposizione così in maniera celere e veloce. Niente, ho finito. Un grazie particolare quindi all'Associazione Pari di Reside, che sempre ci onora di questi tagli sociali così importanti. Quindi grazie al presidente Alfieri Fernando, che ho qui di fianco, al quale passo la parola. Grazie sindaco, generosi soci e cittadini tutti, in coerenza con lo scopo di realizzare opere socialmente utili, come afferma l'articolo 3 dello statuto dell'Associazione Romani di Deside, è partito il progetto di dotare Palmariggi di una postazione fissa per un defibrillatore attivo 24 su 24 per rendere cardioprotetta la nostra comunità. Oggi il progetto diventa realtà. Anzi, grazie alla collaborazione dell'Associazione Protezione Civile, si è arricchito di una seconda postazione che sarà installata a breve. Ne avremo quindi una in Piazza Garibaldi e l'altra in Via Zara. Il defibrillatore è un apparecchio salvavita, in grado di erogare una scarica al cuore qualora sia necessario. Per cui il suo utilizzo prevede, oltre all'installazione degli apparecchi, anche la formazione di personale idoneo. Il raggiungimento di questi obiettivi è stato reso possibile grazie all'impegno costante di tutti i membri dell'associazione, i quali, operando con spirito di appartenenza, hanno permesso di portare a termine un'altra nobile iniziativa sociale. Un grazie va alle associazioni presenti sul territorio che hanno accolto la nostra proposta, dando la disponibilità alla formazione di propri soci all'utilizzo dell'apparecchio. Grazie al sindaco e all'amministrazione comunale per la disponibilità. Grazie Don Tiziano. Un ringraziamento particolare inoltre va a Giuseppe Mercore per aver curato l'intero progetto e a Mario Cazzetta per l'installazione degli apparecchi. Ricordo infine che nel percorso si inserisce il convegno sull'apparato cardiocircolatorio organizzato dall'Associazione Fratres per il 25 marzo, nella consapevolezza che l'informazione sia il primo passo alla prevenzione. Concludo il mio saluto e lascio la parola al dottore Scardia, che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie al sindaco, grazie a Giuseppe che mi ha invitato per questa manifestazione che ha un valore sociale enorme. E noi ormai in tutta Italia andiamo verso una diciamo attrezzatura affidata ai laici e non più ai sanitari. È un'attrezzatura che può essere utilizzata dai laici, perché una vecchia legge ormai del 2001 ha concesso la possibilità anche ai cittadini maggiorenni di utilizzare un defibrillatore semiautomatico una volta che hanno acquisito l'addestramento necessario. Giuseppe si è interessato per tutto questo, fa parte del nostro grande centro di formazione del sistema 118 e quindi con tutta la competenza ha potuto di fatto addestrare più gente possibile. L'obiettivo è proprio questo, diciamo che tutti i cittadini volenterosi e che abbiano
tra virgolette, il coraggio di espletare una rianimazione cardiopolmonare che poi si sintetizza nel massaggio cardiaco e nella ventilazione bocca a bocca, tutti questi cittadini dovrebbero avere la possibilità di accedere al corso di formazione. Più si è, meglio è. È il cosiddetto soccorso di prossimità, cioè la possibilità di intervenire già prima dell'arrivo del 118. Il 118 arriva sicuramente presto, però il destino di un soggetto in arresto cardiorespiratorio si decide nei primi 5-6 minuti. Ovviamente nessuno può aspettarsi l'arrivo di un'ambulanza in 5-6 minuti, nessuna parte del mondo può accadere questo, anche se avessimo 1000 ambulanze nella provincia di Lecce non potrebbe accadere. Quindi la possibilità di avere il cosiddetto braccio laico, così lo chiamo, il braccio laico del soccorso, il braccio laico della rianimazione cardiopolmonare, sicuramente partecipa al salvare le vite. La statistica ci dice che se il soccorritore addestrato, anche se laico, giunge entro 5 minuti dall'arresto, ha la possibilità di salvare il 50% dei soggetti in arresto cardiorespiratorio. Questo la dice lunga. Se noi arriviamo dopo 10 minuti, praticamente questo 50% arriva allo 0%. E questo è quello che molti non conoscono, non sanno. Quindi la progettualità dei comuni, e in particolare Palmariggi, che già è provvista di 2 defibrillatori con una popolazione di circa 1500-1700 abitanti, ha già una media abbastanza elevata di presenza di defibrillatori. Se noi consideriamo che un defibrillatore ogni 700-800 abitanti potrebbe essere anche il minimo indispensabile per poter garantire la prossimità del soccorso. È chiaro che più defibrillatori ci sono, più si abbattono i tempi del soccorso, e questo è un obiettivo prioritario di tutti i comuni. E il fatto che Palmariggi diventerà, o è già diventato, un comune tra virgolette defibrillato già lo porta, diciamo, ad un livello di etica e di valore di socializzazione importante. Come ha detto prima il sindaco, sicuramente più persone sono coinvolte e sono state coinvolte, Protezione Civile e tutti i cittadini di buona volontà, più si va verso una sicurezza del paese dal punto di vista anche sanitario. Il 118 farà chiaramente tutto quello che deve fare, cioè farà il proprio dovere nel cercare di, nonostante diciamo le risorse che non è che siano infinite, nonostante le necessità che sono sempre maggiori, perché col piano di riordino ospedaliero sicuramente si andrà verso una maggiore sicuramente verso una maggiore diciamo esigenza territoriale, e quindi io spero che la regione, ma anche tutta la nazione, vada a sbilanciare il proprio bilancio sanitario sul territorio, perché è importante che il territorio funzioni nel momento in cui si chiudono gli ospedali e si riducono gli ospedali. E il territorio funziona in funzione anche di una struttura di emergenza territoriale. Il 118 impersona questa necessità. Quindi il fatto che noi andremo verso un miglioramento del 118 è fisiologico e deve andare di pari passo col ridimensionamento e con la chiusura degli ospedali. Noi abbiamo già in programma un rinforzo del 118, perché entro quest'anno ci saranno circa 8 postazioni in più nella provincia di Lecce, ma già quest'estate, dai primi di giugno, voi sapete, aumentiamo di 11 postazioni sulla fascia costiera. E questo va incontro proprio al piano di riordino ospedaliero. Io spero che tutto si realizzi nel migliore dei modi e auguro a Palmariggi un futuro sicuramente migliore anche in ambito sanitario. Grazie. Tocca a me purtroppo concludere, e non è un compito abbastanza facile dopo quello che è stato detto. In realtà chi è intervenuto prima, il sindaco, il presidente, il dottore Scatia, che ringrazio per aver accolto il mio invito ad essere qui a Palmariggi con noi, sicuramente mi diventa più difficile concludere, perché hanno detto quasi tutto, hanno detto tutto. Cioè, noi abbiamo messo un sassolino, abbiamo lanciato un sassolino in quello stagno, che sono questi 2 defibrillatori. Vi comunico che a Palmariggi sono 3 defibrillatori, è un terzo, lo studio del dottore Gazzetta è dotato di un defibrillatore, e quindi aumentiamo ancora di più quella percentuale, siamo 1 ogni 500 abitanti. Quindi siamo al di sotto di quella soglia minima che è richiesta, 700. Ma a questo bisogna aggiungere una cosa. Io vi invito a riflettere un attimo. Ognuno di noi, credo, vorrebbe avere a fianco, in un momento di difficoltà, in un momento di malore, un angelo custode che potesse iniziare a fare semplici manovre che ognuno di noi può fare. Semplici manovre per tentare
di salvaguardare quanto più possibile il cervello, perché è quello l'organo principale del nostro organismo che purtroppo ci lascia e non ci dà più via di scampo. Ognuno di noi vorrebbe avere un angelo custode a fianco. Quindi se ognuno di noi vorrebbe avere un angelo custode, dovremmo essere tutti angeli custodi, e quindi tutti dovremmo approssimarci a fare un minimo di addestramento per tentare di salvare il proprio vicino che è a fianco nel momento in cui ha un malore. Per questo io sono a completa disposizione di tutti i cittadini che volessero provare, tentare, andare a fare un corso, eccetera. Potete contare su di me tranquillamente, vi do tutte le informazioni possibili e immaginabili. E credo che questa sia una bella cosa per tutti. Grazie. Adesso noi ci siamo permessi di allestire un tavolino, se vogliamo prendere un aperitivo, giusto per... Grazie per la vostra partecipazione.